mica nel caso da, potresti essere chiamato in causa, sei pronto per organizzare i soldi? Ma diciamo, il mio ambientamento procede bene, facilitato dal fatto che è un gruppo divertente, un gruppo con cui ci si trova bene, e niente, anche loro mi stanno aiutando nel mio ambientamento. E per quanto riguarda la partita di domenica, adesso vedrò un po' le scelte del mister Carponi, però è chiaro che se verrò chiamato in causa non esiterò a dare il mio contributo, mi farò trovare pronto, cercherò almeno, spero. Senti, dal punto di vista fisico, domenica probabilmente giocherai titolare, la tua autonomia qual è? Ti senti pronto per affrontare i 90 minuti del torneo? Ma per quanto riguarda la mia autonomia, credo che è chiaro che devo ancora lavorare, perché ho svolto sì tutta la preparazione, però qualche amichevole l'ho saltato, non ho avuto opportunità di fare tanti minuti, però credo che possa fare benissimo una partita intera, però adesso vedremo anche in questi due giorni come starò. Se domenica dovessi giocare, sarà il tuo esordio, diciamo, assoluto nei campionati professionistici, perché hai fatto qualche panchina in Serie A, che per carità è importante, sì. Ma l'esordio dei professionisti è sempre un momento importante per un calciatore. Che emozioni pensi di vivere, e soprattutto da un punto di vista emotivo, come sei come ragazzo? Cioè, le subisci le emozioni o le vivi tranquillamente? No, è chiaro che fa piacere, perché è il sogno di chiunque diventare professionista nel proprio hobby, diciamo. Alla fine il mio hobby è giocare a calcio, faccio professionista, però è sempre una partita di calcio, non ci sono problemi assolutamente. Quindi le vivi bene? Sì, non ci sono problemi. Luca, sei stato portato a diverse squadre, hai scelto il Benevento, perché hai scelto il Benevento? Cosa ti ha spinto quindi a venire qui? Ma perché ho scelto il Benevento, perché comunque mi hanno parlato benissimo di questa piazza, mi sono fatto consigliare anche dal direttore Marino, e sapevo comunque dell'ambizione che aveva questa piazza nel salire in Serie B e nelle motivazioni del presidente. E quindi alla fine ho scelto di venire qui. Nel caso dovrei giocare insieme proprio con Mengoni, come ha giocato lui, che impressione ha fatto lui come giocatore, come uomo, cioè già finito? Sì, no, ma Andrea è un bravissimo, bravissimo ragazzo, mi sta aiutando molto e sta cercando di darmi una mano, e è chiaro che anche lui capisce che essendo magari le prime esperienze mi potrebbe trovare un pochino magari in difficoltà, però mi sta dando una mano in questo. Ti ha motivato ulteriormente, soprattutto dopo l'infortunio di Fiorino, oppure? Ma sì, ma diciamo che comunque indipendentemente dall'infortunio di Fiorino, anche prima, non solo lui ma tutti gli altri compagni mi stanno dando una mano. Come state vivendo questa trasferta, questa importante trasferta all'ultimo? Ma la stiamo vivendo come una partita importante, come le sono tutte del resto. È chiaro che è un campionato lungo e ogni partita l'ha vissuta a sé, preparata a sé, senza pensare alle altre partite. Va bene così? Ci sono altri due ex compagni dell'Atalanta, nel giro dei sentiti. Conti e il Palma. Cioè, Conti e il Palma, cioè, hai sentito che hanno raccontato qualcosa? Avevo sentito in preparazione così, un po' per il bocca al lupo, era la buona stagione, però del campionato non avevo ancora parlato. No, lo so di domenica.